per la serie, a volte ritornano. Siamo alle prese con uno smartphone ispirato a Xiaomi Mi Mix 2. Tenetevi forte e rimanete con noi. Per la recensione di All Call Mix 2. Questo smartphone è uno di quelli che più somiglia alla controparte Xiaomi, perlomeno frontalmente, perché sul retro la posizione del doppio flash LED è una discrepanza che non passa inosservata, soprattutto agli occhi dei più attenti. Anche le dimensioni si avvicinano molto a quelle del Mi Mix 2, infatti in questo caso troviamo uno spessore di soli 7.9 mm a dispetto dei 7.7 proposti dal colosso cinese. Non è troppo scivoloso in mano e la presa è ulteriormente facilitata dallo scalino che separa la back cover dal frame in metallo. La presenza della fotocamera frontale posta in basso a destra è un altro dettaglio inequivocabile della somiglianza fra questi due borderless, così come la costruzione della capsula auricolare confinata sul frame superiore. Ma le analogie, per quanto abbastanza evidenti, si fermano qui. Sì, è vero che anche le dimensioni dello schermo sono simmetriche, ma dal punto di vista qualitativo non posso paragonarli più di tanto, per alcuni motivi che vedremo fra qualche istante. Per ora vi basti sapere che posteriormente, incastonati nella back cover in vetro, trovano spazio anche una singola fotocamera ed il sensore biometrico. E colgo subito l'occasione per parlare di quest'ultimo, perché in questi giorni di test ha palesato un comportamento abbastanza singolare, peccando non poco nello sblocco dello smartphone. Molte volte è stato necessario risvegliare prima il display per permetterci poi di uscire dal blocco schermo tramite l'esatto riconoscimento dell'impronta. Ma continuando nella nostra analisi, spostandoci sulla destra, troviamo il tasto di accensione e spegnimento ed il bilanciere del volume. In basso, oltre alle due bande in plastica per le antenne, sono stati posizionati il microfono principale, l'ingresso USB Type-C e lo speaker di sistema. Infine, lo slot SIM è stato posizionato nella parte alta lungo il frame metallico che corre attorno tutta la struttura del device. Non abbiamo ancora nominato i sensori di prossimità e luminosità che ovviamente sono presenti e trovano spazio poco sopra il pannello frontale. A proposito di quest'ultimo, All Call Mix 2 è dotato di un'unità IPS da 6 pollici di diagonale in 18 noni con risoluzione Full HD Plus a 403 ppi. La qualità devo dire che non mi ha affatto deluso, sia per quanto riguarda la riproduzione del range cromatico, sia per gli angoli di visuale davvero molto buoni. Con un po' più di attenzione però è apprezzabile il difetto presente nei due angoli in alto, principalmente su quello destro, che spero denoti un problema presente solo su questa unità. Rimanendo su aspetti un pochino più pratici, non mi sono trovato bene in esterna in quanto sotto la luce diretta del sole lo schermo, impostato sulla massima luminosità, non è ben visibile, complice anche un trattamento oleofobico frontale praticamente inesistente. Anche il touchscreen non mi ha del tutto soddisfatto, perché durante le fasi di scrittura più concitate perde qualche tocco di troppo e comunque in generale non sempre si dimostra così reattivo. Ma dalla sua questo smartphone guadagna reattività nell'utilizzo quotidiano grazie ad un hardware di buon livello. A bordo di questo All Call Mix 2 è presente infatti un SoC MediaTek Helio P23, un processore octa-core con frequenza di clock massima pari a 2 GHz. Il tutto è coadiuvato da una RAM da ben 6 GB e da uno storage interno che si attesta sui 64 GB, ulteriormente espandibile tramite micro SD fino a 128 GB. Senza troppi giri di parole, lo smartphone si comporta molto bene in quasi tutte le occasioni, non mostrando particolari criticità. Saltuariamente si può incorrere in qualche freeze dello schermo durante l'utilizzo di alcune applicazioni, ma nulla che non possa essere risolto nell'immediato. Il sistema quindi è fluido e non presenta impuntamenti, complice anche una RAM decisamente capiente, in grado di mantenere in memoria davvero molte applicazioni. L'uso stressante dello smartphone però potrebbe causare, da un altro punto di vista, un surriscaldamento degno di nota, che sicuramente impatta molto negativamente sulla durata della batteria.
Collegandomi subito a quest'ultimo punto, è bene sapere che questo device possiede un'unità da ben 3500 mAh che purtroppo non sempre vi permetteranno di terminare la vostra giornata lavorativa. Nell'arco delle 24 ore più stressanti vissute con questo smartphone, sono riuscito a superare di poco le 5 ore di schermo attivo su un totale di circa 9 ore e mezza di utilizzo complessivo. Troppo poco quindi per sperare in una valutazione sufficiente di questo comparto. La ricarica inoltre non è delle più veloci perché l'alimentatore in dotazione con uscita a 9V e 1.67A impiega circa 2 ore e mezza per passare dal 15 al 100%. Fino al 16 maggio tra l'altro sarà in bundle con lo smartphone AllCall F1, una base di ricarica wireless fast charge da 5V e 2A. Esteticamente propone una superficie gommata lungo tutto il frame perimetrale, intervallata da una porta micro USB per l'alimentazione e da un LED RGB che si trova dalla parte opposta ed è preposto alla comunicazione con l'utente tramite diversi colori, in base allo stato in cui si trova l'accessorio. La ricarica avviene più o meno con le stesse tempistiche testate utilizzando l'alimentatore da parete, anche se bisogna avere un attimo di accortezza in più per posizionare questa base wireless nel miglior modo possibile. C'è da dire però che lo smartphone durante la ricarica scalda davvero tanto, anche utilizzando alimentatori meno potenti rispetto a quello consigliato. Chiusa questa parentesi però, abbiamo tralasciato il discorso relativo al comparto hardware che in ultima analisi offre una GPU Mali G71 MP2 che non delude affatto, permettendoci di godere appieno di tutti i titoli più leggeri presenti nel Play Store, così come di quelli più impegnativi al pari di Real Racing 3. Lato software troviamo un dispositivo dotato di Android 7.1.1 con patch di sicurezza risalente a gennaio 2018, ma non ci sono novità particolari riguardanti l'interfaccia, che ricalca abbastanza Android stock. È presente però qualche bug e non tutte le voci indicate nel menu sono tradotte in italiano, ma al di là di questo è perfettamente fruibile in tutte le sue parti. Con Chrome inoltre sarà possibile navigare con prestazioni più che sufficienti, con caricamenti non eccessivamente lunghi perfino sui siti maggiormente colmi di contenuti multimediali. Ma adesso è venuto il momento di parlare della qualità fotografica che sempre più interessa il grande pubblico. Ebbene, al di là della scarna interfaccia proposta nella relativa applicazione, che permette di fare ben poco, AllCall Mix 2 possiede un sensore posteriore da 16 megapixel con apertura f2.0. In linea con le premesse, gli scatti sono poveri di dettagli e di colori leggermente troppo impastati. Neanche l'HDR in questo caso maschera più di tanto questi difetti, in quanto spesso fa molta fatica anche a gestire la luce, non compensando in maniera adeguata l'esposizione. Gli scatti notturni quindi non fanno che risultare ancora più impastati e a tratti anche abbastanza mossi. È necessario infatti avere una mano abbastanza ferma soprattutto di sera. Il doppio flash LED poi è sì discreto a livello di potenza, ma non riesce a restituire dei colori fedeli, ostinandosi in alcune occasioni a bruciare completamente la foto. Il sensore anteriore invece è un'unità da 8 megapixel che non cattura troppa luce, soprattutto in notturna, ma offre comunque scatti sfruttabili per la condivisione con i vostri amici o più semplicemente sui social. Registrazione video gentilmente offerta da AllCall Mix 2. Stiamo registrando a 1080p e 30fps. Testiamo in questo momento la stabilizzazione. Tra poco andiamo anche ad effettuare una macro. È necessario tappare sullo schermo per metterlo attivamente a fuoco. Tappiamo di nuovo, facciamo un controluce per vedere come si adatta ai cambiamenti di luminosità. Ok, continuiamo a camminare ancora un attimo e adesso andiamo a provare lo zoom digitale fino a 4x. Lato connettività, questo smartphone è dotato poi di Wi-Fi 802.11 ABGN Dual Band che offre una buona copertura ma non eccezionale. La rete LTE di categoria 6 permette di sfruttare anche la banda 20, ma in città devo dire che non ho accusato particolari problemi, sebbene in alcuni punti abbia assistito ad un rapido switch al 3G.
Nota di merito va sicuramente al Bluetooth 4.0, così come ai sistemi GPS, AGPS e GLONASS, che permettono di utilizzare Google Maps con buona precisione, offrendo una qualità del segnale soddisfacente. Non dimentichiamo poi che è possibile sfruttare la doppia nano SIM o decidere di sacrificarne una per fare spazio ad una micro SD. Dal punto di vista audio, questo Allcall Mix 2 non possiede l'ingresso jack da 3,5 mm. Quindi nel caso in cui voleste sfruttare i vostri classici auricolari, dovrete servirvi dell'adattatore USB Type-C presente in confezione. La qualità restituita in cuffia comunque è decisamente buona, mentre lo speaker risulta essere povero di bassi e non troppo potente neanche al massimo volume. La capsula auricolare invece aveva destato in me qualche dubbio, più che altro per le dimensioni e per la posizione nel quale è stata inserita. Al di là di un volume a mio avviso un po' troppo basso, in tutte le chiamate effettuate non ho mai riscontrato nessun altro problema, così come l'interlocutore dall'altra parte, riuscendo a conversare in maniera soddisfacente come su molti altri device. Questo Allcall Mix 2 è disponibile su TomTop in bundle con la propria base di ricarica wireless ad un prezzo di 166 € tutto compreso. Ma vi ricordo che questa offerta è valida solo fino al 16 di maggio, data oltre la quale potrebbero volerci anche più di 200 € per accaparrarselo. Al di là di tutto, per questo prezzo potreste portarvi a casa quanto di più simile ad un Mi Mix 2, perlomeno esteticamente, sebbene l'hardware non sia assolutamente di basso livello. L'incognita purtroppo su questi terminali è sempre rappresentata dagli aggiornamenti, ed è questo uno di quei motivi per cui non mi sento completamente a mio agio nel consigliarvelo. Ma se questi update dovessero ipoteticamente essere fatti nella maniera corretta, potrebbero fare di questo smartphone qualcosa di più di un semplice clone. Ma anche per questa recensione è tutto, ed io come sempre vi invito a lasciare un bel like al video qualora vi fosse piaciuto e ad iscrivervi al nostro canale. E noi ci rivediamo alla prossima, sempre qui su gizchina.it.